Nell'intervista concessa alla RAI esattamente ad un mese dal colpo di Stato, Mikhail Gorbaciov insiste sul futuro della cooperazione con l'Occidente. Considera i prossimi incontri con Andreotti un passo importante per la definizione di programmi concreti. Ricorda la solidarietà che l'Italia ha testimoniato nei giorni più duri, ma pensa che la lotta contro gli avversari interni non è finita e lo dimostrerebbero i tentativi di squalificare lo stesso Gorbaciov, insinuando la sua connivenza con i golpisti. Il presidente sovietico è apparso in ottima forma. Nella sua impostazione della politica agricola bisogna tenere conto del retaggio storico e delle diversità nazionali e tuttavia bisogna considerare i contadini padroni sulla propria terra e non soltanto ospiti di passaggio. Dopo lo scioglimento delle strutture del partito viene spontaneo di chiedere a Gorbaciov se si considera ancora comunista. Nella sua esposizione, molto articolata, secondo Gorbaciov bisogna accettare tutte le regole della democrazia e dei diritti umani. È giunto a questa conclusione dopo aver visto quali danni ha prodotto nella sua società il modello staliniano spacciandosi per socialista. Una domanda all'uomo politico Gorbaciov. Lei si ritiene oggi comunista, socialista o socialdemocratico? Io ritengo di dover mantenere la mia fedeltà all'idea socialista. Ho dedicato molto tempo per studiare e per capire che cosa è successo con la realizzazione di questa idea socialista nel nostro paese. In che cosa si è trasformata questa idea quando hanno cercato di contrabbandare per socialismo il modello staliniano dell'organizzazione della società. Per poter definire in modo corretto questa mia esperienza umana, direi così. Oggi non c'è in me nessun ostacolo dogmatico, né di carattere intellettuale, né di carattere morale. Ho fatto le mie scelte. Sono convinto che la società deve essere riformata e deve assumere un nuovo aspetto. Dovrà diventare umana, con la garanzia dei diritti civili e di tutte le libertà. Dovrà essere organizzata un'assistenza sociale per coloro che ne hanno bisogno. Ecco, io immagino così lo sviluppo delle idee socialiste, in questa direzione. Penso che l'economia mista, la libertà di stabilire nuove forme di proprietà, penso che faccia parte del mio bagaglio di idee socialiste. И политические формы жизни, и экономические формы жизни. Вот это все то, что согласуется с моими представлениями о социалистической идее. И la proprietà privata delle terre? Знаете, sì, la questione della proprietà terriera è molto delicata. Va sempre pensata insieme alla storia. Nell'Unione convivono popoli con diverse tradizioni culturali e storiche. Le diversità si riflettono nella soluzione di tutti i problemi, compreso quello che riguarda la proprietà terriera. Il rapporto con la terra in Asia è diverso da quello dei russi. Un esempio. Le terre in Asia sovietica furono a suo tempo bonificate, senza l'acqua ma con l'irrigazione artificiale su enormi distese. Così, privatizzare tutti questi impianti è difficile, ma nello stesso tempo anche gli asiatici desiderano essere padroni. Significa che dovranno trovare forme specifiche. Hanno già fatto molto in questa direzione nel concedere terre in uso permanente e senza compensazione. Dopo questa azione, il presidente dell'Uzbekistan ha avuto molti consensi. Secondo le mie informazioni, ormai 200.000 ettari sono gestiti in questo modo.
Questo è uno dei fenomeni. Da noi, e così era stato sul Baltico, in Bielorussia e nella Russia centrale, si sviluppano attivamente le forme di fattorie private. Io saluto questo sviluppo. La gente ha deciso così. Dunque bisogna aiutarla, non soltanto con le parole, ma anche attraverso crediti, prestiti di capitale, attraverso una politica di imposte che permetta a questa gente di poter lavorare sulla propria terra. In altre zone, forse, bisogna agire diversamente. Esiste in qualche regione una forte idea di agricoltura collettiva. E anche in questo campo vi sono delle diversità. Ricordo mio nonno, ricordo mio padre, hanno passato tutta la loro vita sulla loro terra. Dopo la rivoluzione la terra è passata alla comunità agricola ed è stata la comunità a dividerla fra i contadini, con la partecipazione attiva degli stessi interessati. Tutte queste sfumature diverse mi portano a considerare la questione con grande attenzione, nel rispetto delle tradizioni della gente, dei popoli che vivono in questo enorme paese. Lasciamoli decidere da soli. Personalmente sono certo che non possiamo sperare in grandi soccorsi nel settore agricolo senza profondi e radicali cambiamenti. La gente pensa di poter risolvere il problema attraverso la totale privatizzazione? Questa è una loro priorità psicologica, un loro diritto e una loro prerogativa. Se altri pensano che la via giusta sia quella di affitti a lungo termine, anche con la possibilità di trasmettere la terra ai figli o addirittura di vendere il proprio diritto affittuario, ebbene sia così. In conclusione, non si può fare una cosa soltanto, continuare così. La gente deve essere padrona della propria terra. Grazie, Mikhail Sergeyevich. L'aspettiamo in Italia dopo il duro inverno in arrivo. Grazie. Approfitterò dell'invito del vostro presidente. E del resto, nella vostra patria, io ho molti amici, amici fedeli, che si preoccupano di noi. Ho avvertito questi sentimenti anche nei giorni più difficili. Ebbene, voglio sfruttare questa occasione per rivolgermi a tutti gli italiani con espressioni di riconoscimento e con sentimenti di amicizia da parte di tutti noi. Teniamo molto alla collaborazione con il vostro grande, magnifico paese che tanta storia ha dalla sua parte.